La comunità musulmana di Pinerolo è in continuo aumento da anni e per questo ha bisogno di nuovi locali e ha iniziato le procedure di trasferimento da Corso Torino a Via Juvarra. Ci siamo chiesti cosa ne pensano le altre comunità religiose presenti a Pinerolo, cosa ne pensa l'amministrazione, ma in primo luogo siamo andati a conoscere la comunità musulmana. Amit Tayert è presente a Pinerolo da oltre 20 anni e da oltre 20 anni lavora per il dialogo interreligioso. Fa parte della comunità ma non risiede più nel consiglio, dove ha lasciato spazio e esperienza ai giovani. Ci stiamo organizzando per trasferirci un'altra sede che è ancora più grande, che darà la possibilità alla partecipazione, che sia per gli uomini musulmani, che sia per le donne musulmani, dove ci sarà anche un reparto allestito per i più piccini, per i bambini. La comunità musulmana pinerolese sta crescendo e ora conta circa 600 persone, che hanno bisogno chiaramente di locali più grandi in cui incontrarsi. E come hai potuto constatare, nella preghiera di mezzogiorno c'erano 20 persone, la sera vengono una cinquantina di persone, nel weekend, nelle feste una settantina, nella festa che abbiamo fatto della rottura c'erano 200 persone. La volontà di trasferirci segue anche l'evoluzione del numero dei musulmani, l'evoluzione anche del mondo stesso, della società stessa, saranno i locali ancora più idonei, più spaziosi, più... E ci trasferiremo, inshallah, Dio volendo, sempre a Pinerolo. Ci trasferiremo da Pinerolo a Pinerolo. La moschea sarà autofinanziata in base alle donazioni e alle quote associative che vengono versate ogni mese nelle casse della moschea. Quindi la fine del progetto non è prevista, perché andiamo in base alle nostre disponibilità economiche. Dove saranno i nuovi locali? Saranno in via Juvarra 32, che è una traversa di via Bignone, un capannone ex Beloit. Sarà ricostruito e verranno messe due piani. Piano terra ci sarà la sala culto per uomini e donne. Nel piano superiore le scuole per arabo e anche per italiano, per insegnare l'italiano. Ci sarà la possibilità di far visitare anche la cittadinanza, anche le scuole, per aprire anche il centro culturale ai cittadini pinerolesi. Le materie prime per la costruzione e per la ristrutturazione sono tutti del pinerolese. La manodopera anche, quindi anche nel nostro impegno c'è anche quell'impegno di creare un circuito che permette anche di muovere l'economia locale. La moschea Tauba di Pinerolo è un'associazione culturale come moltissime altre. La nostra è un'associazione di promozione sociale, non profit, quindi che è finanziata dalle quote associative, dalle raccolte che facciamo durante le feste venerdì e dalle donazioni specifiche. Abbiamo il registro dei soci, abbiamo i bilanci sempre registrati, quindi è gestita come tutte le associazioni presenti nel territorio. La moschea Tauba svolge altre attività, non solo quelle di culto, tipo attività sportive, dove partecipiamo a vari tornei di calcio 5, dove vanno i nostri ragazzi, giovani molto presenti nella comunità. Organizziamo anche delle gite dai più piccoli ai più grandi. Come abbiamo visto, l'orizzonte temporale di inizio lavori non si ha ancora, come spiegava Younes e come conferma il sindaco. So che sono state presentate delle pratiche al settore urbanistica, ma so anche che l'ufficio non le ha ancora visionate, perché questo è di qualche giorno fa, per cui la pratica non è ancora stata presa in carico dagli uffici, quindi c'è un aspetto tecnico relativo all'autorizzazione, ai permessi di costruire per realizzare, insomma, i lavori edili che devono fare all'interno. E l'aspetto politico? Ho già dichiarato, l'ho dichiarato anche domenica mattina alla festa di chiusura del Ramadan, al quale sono stato invitato io, è stato invitato anche il Vescovo, nel quale ho detto che questa può essere un'occasione per Pinerolo, per il pinerolese, che storicamente è terra di dialogo tra religioni diverse e terra di ecumenismo,
per fare un ragionamento sul dialogo tra le diverse comunità religiose che sono presenti sul territorio, che è una ricchezza per Pinerolo. Da parte nostra è del tutto evidente che siamo a favore di questa possibilità. Ci siamo battuti per secoli affinché i valdesi stessi potessero avere un luogo di culto. Consideriamo la libertà religiosa la prima delle libertà di coscienza, perché il modo in cui noi esprimiamo la nostra fede in Dio va assolutamente tutelato. Viviamo in un paese plurale e pluralista, speriamo che lo sia, insomma, e mi sembra che sia fondamentale che la comunità islamica del Pinerolese possa dunque avere un suo locale di culto nuovo, aperto, ampio, per poter accogliere tutte le persone che fanno riferimento appunto alla fede musulmana. Sono contento che anche la comunità musulmana possa finalmente avere un luogo ampio, decoroso, dove ritrovarsi sia per pregare sia per attività culturali, sociali. Mi pare che ogni espressione religiosa, ogni comunità religiosa degna di questo nome debba avere un luogo dove incontrarsi, perché il luogo esprime anche il simbolo, l'identità di una comunità. Per cui da parte mia sono contentissimo, anzi devo dire che in passato avevo anche cercato anch'io di aiutarli per trovare un luogo adatto perché la comunità potesse essere ampiamente ospitata. All'incontro al termine del mese di digiuno ho appunto sottolineato come siamo uomini e donne in cammino per la medesima strada, che abbiamo una medesima meta, che è quella di costruire dei ponti, non degli steccati. Pinerolo è sempre stata una terra di frontiera, lo è anche ancora oggi in qualche modo, perché qui a Pinerolo negli ultimi decenni, negli ultimissimi decenni, sono nati per esempio i documenti più importanti che riguardano i matrimoni misti, sono partiti di qui. Come amministrazione siamo assolutamente favorevoli al fatto che anche la comunità islamica, con la quale peraltro dialoghiamo e dialoghiamo dall'inizio della legislatura, abbia un posto e un riferimento dove trovarsi, insomma, dove pregare, dove fare le attività che decideranno di fare all'interno. E secondo me è importante che anche loro capiscano, okay, che si devono aprire alla città, che non devono restare nascosti dietro quattro mura e che soprattutto possono, perché questo possono farlo, la comunità islamica, aiutare anche l'amministrazione nella risoluzione di tutti quei piccoli problemini, okay, che sovente tantissime famiglie di fede islamica ci pongono.